Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e questo è il mio Bosch Cartel SX-E1. È stato il mio primo telefonino cellulare con questa antenna estensibile, l'ho comprato nel, credo, 95 o 96, quindi una ventina d'anni fa, e non solo è stato il mio primo telefonino cellulare, questo telefonino cellulare non è un GSM, è un ETAX, è un telefonino analogico. Fondamentalmente, allo stato attuale, abbiamo gli smartphone che ci permettono di collegarci in internet, di leggere le mappe, di andare sui social, di fare veramente la qualsiasi cosa. Con questo telefonino, all'epoca era possibile solamente telefonare, solo inviare telefonate o ricevere telefonate, e basta, non ci si poteva fare fondamentalmente nient'altro, tranne forse, viste le dimensioni e con la batteria, anche il peso dell'apparato, magari tirarlo in testa a qualcuno che ci stava antipatico. Scherzi a parte, di questo telefonino, anzi in generale della rete di telefonia ETAX, voglio parlarvi oggi, perché questo è Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Possiamo utilizzare il nostro smartphone in mezzo alla campagna, letteralmente, e ricevere non solo telefonate, ma anche informazioni, navigare su internet, guardare dei video, magari voi stessi in questo momento state guardando questo vlog attraverso il vostro smartphone. Questo perché il dispositivo riceve dalla rete di telefonia mobile digitale una modulazione radio, che appunto è digitale, una sequenza di 1 e 0. Sarà il vostro smartphone a separare questi segnali per determinare quali vadano ad un'applicazione, quali vadano ad un'altra, e quindi in questo modo, con una singola modulazione, con un singolo segnale radio, è possibile far transitare una grossa quantità di informazioni dedicate a funzionalità differenti. Certamente una grandissima innovazione, ma naturalmente non è stato sempre così. Tutto è cominciato con la telefonia mobile analogica, con la rete TACS. Per poter raggiungere questo scopo, ci si è basati all'inizio sulle tecnologie che c'erano a disposizione. La tecnologia principale che c'era a disposizione era la trasmissione in onde radio a modulazione di frequenza. Un po' quello che succede come quando accendete la vecchia radio, non quella digitale, ma la radio analogica, non so, l'autoradio della macchina, e ascoltate il segnale radio che arriva. Il segnale passa in chiaro, la telefonata passa in chiaro, la conversazione. E allora come si può utilizzare questo meccanismo per fare in modo che possano parlare due persone fra di loro, ma due persone che stanno magari lì accanto e hanno un altro telefonino non si parlino uno sull'altro? E si utilizza il sistema di suddividere la rete in piccole celle, da cui il nome cellulare, e si utilizzano delle piccole segnalazioni digitali, chiamate FSK, Frequency Shift Carrying, dei segnali che si limitano a mandare semplici informazioni alla rete, scambiare queste informazioni tra il telefono e la torre cellulare per capire chi è il telefono, per capire qual è la conversazione, se è cominciata la conversazione, se deve arrivare la conversazione, eccetera. La rete TACS ha funzionato per molti anni, per vari motivi. Uno dei motivi per cui ha funzionato la rete TACS era anche quello che le stazioni di trasmissione e gli apparecchi cellulari utilizzavano una potenza del finale di trasmissione calcolata sulla carta è generalmente arrotondata per eccesso. Quello di cui stiamo parlando è del fatto che il TACS, il telefonino TACS, prendesse dovunque. Qui a Siracusa abbiamo delle catacombe e i telefonini TACS riuscivano a ricevere il segnale dentro le catacombe sottoterra, qualcosa che attualmente comunque resta un sogno, cioè addirittura per riuscire a ricevere il segnale della telefonia mobile, non so, dentro le gallerie, sotto le montagne, nella zona di confine, nelle gallerie molto particolari, si utilizza un sistema che è ripetitore con il cosiddetto cavo fessurato. Ma di nuovo, parliamo di telefonia mobile, parliamo del TACS. Ha avuto molta diffusione, nonostante anche i costi elevati di esercizio. Acquistare un telefono, ancora eravamo con le lire, costava veramente tantissimo, si parlava comunque di spendere sopra il milione delle vecchie lire, quindi sopra i 500 euro, per un dispositivo estremamente semplice. Consentiva di telefonare e ricevere telefonate, punto. Altro che adesso c'è lo smartphone, che fra un po' bisogna stare attenti quando lo si maneggia, perché improvvisamente potrebbe uscire del caffè e bruciarci le mani. E anche il costo dell'abbonamento, perché non c'erano all'inizio i piani ricaricabili, c'era solo il piano di abbonamento, era abbastanza elevato, oltre al costo piuttosto elevato proprio delle singole telefonate. Un fattore che influì tantissimo alla diffusione dei telefonini TACS è un fattore collaterale del quale vorrei parlarvi oggi, perché i telefonini TACS di prima generazione, soprattutto i Bosch e i Motorola, perché è con questi che si diffuse questa storia, avevano una particolarità. La batteria aveva 3 contatti elettrici, ma il telefonino ne aveva solo 2, i due estremi. Il contatto centrale era predisposto a essere connesso, ma non ci si collegava alla batteria,
e questo naturalmente serviva per uno scopo. Il terzo contatto serviva per mettere il telefono in modalità di programmazione, perché il telefonino doveva essere programmato per accedere alla rete cellulare. Quando parliamo di tax, parliamo di telefonini in cui non è che tu mettevi la scheda e c'era sulla SIM il tuo abbonamento, il tuo profilo, il tuo tutto quanto, no, doveva essere programmato il telefono in base al proprio numero di serie, in base a una serie di specifiche caratteristiche per poter funzionare sulla rete di telefonia mobile. Quel contatto elettrico non serviva solo a quello, ma andava il telefonino se alimentato nella cosiddetta modalità di autotest. In modalità di autotest il telefonino non poteva essere utilizzato per telefonare, ma poteva essere utilizzato per effettuare una serie di verifiche sul dispositivo stesso, e non solo sul dispositivo. Infatti il motivo principale della diffusione della telefonia tax, soprattutto di dispositivi Bosch e Motorola, è stato questo. Chiudendo sulla batteria il terzo contatto, il contatto centrale, tipicamente lo si faceva con la carta stagnola di un pacchetto di sigarette, si appoggiava la carta stagnola, si ci metteva la batteria e si faceva in modo che facesse contatto quindi anche il terzo polo. Immettendo dei codici era possibile effettuare delle verifiche, non so, leggere la versione del firmware del telefono, ma soprattutto c'era una modalità che è la cosiddetta modalità di monitoraggio. Come dicevo, le comunicazioni cellulari per l'appunto avvenivano all'interno di delle celle. Queste celle erano identificate da dei numeri che andavano principalmente da 00 a 99. Le prime 8 celle, da 00 a 07, erano riservate per uso interno, per comunicazione interponte, eccetera, mentre le celle da 08 a 99 venivano utilizzate dagli utenti, virtualmente in maniera automatica, era il terminale, il cellulare che utilizzava quella cella, occupava la prima cella libera e la utilizzava per la conversazione. Ora, mandando il telefono in modalità di monitoraggio, inserendo un opportuno codice, era possibile andare all'ascolto di che cosa stesse transitando sulle celle. Quindi, una volta che si metteva il telefono in monitoraggio, si digitava il codice identificativo della cella. Sul Bosch si faceva 110, numero della cella cancelletto, per esempio 110-09 cancelletto, e il telefonino cominciava ad ascoltare quello che transitava su quella cella. Se la cella al momento era vuota, si sentiva il fruscio di fondo, ma se la cella non era vuota, allora si sentiva la conversazione. Si sentiva la persona che parlava al cellulare e l'interlocutore che stava parlando con quella persona. In questo modo, pur non essendo del tutto legale, era possibile ascoltare le conversazioni telefoniche che avvenivano in chiaro. E la grande diffusione di questi telefonini e la grande diffusione a macchia d'olio di questa notizia, che immettendo la stagnola del pacchetto di sigarette era possibile ascoltare le telefonate che avvenivano sulla rete cellulare, hanno contribuito sicuramente alla diffusione del sistema tax e alla diffusione di notizie su tradimenti e tutta un'altra serie di cose, perché naturalmente per quello che concerne le capacità di poter spiare il prossimo, questo tipo di notizie si diffondono a macchia d'olio, cioè queste notizie si sono diffuse di utilizzare la carta stagnola, nonostante non ci fosse una grandissima diffusione di internet nei primi anni 90, quindi figuratevi se queste notizie avessero dovuto diffondersi con la presenza di internet. Scherzi a parte, volevo raccontarvi questo aneddoto, appunto, di tantissimi che hanno avuto il telefonino ETAX non tanto per poter essere rintracciabili nelle situazioni più complesse, perché prima dell'ETAX c'era soprattutto il Teledrin, di cui parlerò un'altra volta perché ho avuto anche quello, ma adesso tocca a voi. Raccontatemi un po', voi avete avuto un telefonino ETAX? Voi sapevate che c'era questo trucco di mettere la cartina delle sigarette e di mettere il telefonino in programmazione ed era possibile ascoltare le altre conversazioni? L'avete mai fatto? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale e seguirmi su Telegram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Tutti.